Ciao ragazzi, oggi vi spiego quali usi può avere l'ottativo in greco nelle proposizioni principali, quindi indipendenti, e anche un uso nelle subordinate. Cominciamo dalle principali. L'ottativo nelle principali, principalmente, scusate il gioco di parole, può avere sia valore desiderativo che valore potenziale. Quando dico desiderativo, faccio proprio riferimento a quello che etimologicamente significa la parola ottativo. La parola ottativo deriva dal latino opto, dal verbo opto, che significa appunto desiderare. E quindi implica un concetto di desiderio già nella parola stessa, nella sua definizione. È il modo che, come vi dicevo durante la lezione stamattina, quindi possiamo tradurre sia con il congiuntivo imperfetto, sia con il condizionale presente. Ma attenzione, queste due indicazioni sono puramente convenzionali. Capiterà infatti di dover tradurre l'ottativo, per esempio l'ottativo cosiddetto obliquo di cui parlerò dopo, con l'imperfetto. Quindi in linea di massima accettate questo suggerimento, che l'ottativo corrisponde al congiuntivo imperfetto o al condizionale presente. Ma vedrete che posso anche tradurlo appunto diversamente, o addirittura con l'imperfetto indicativo o col congiuntivo presente. Ma cominciamo con l'ottativo desiderativo. L'ottativo desiderativo esprime appunto un desiderio che possa realizzarsi, quindi realizzabile nel presente o nel futuro. Esiste poi anche il desiderio irrealizzabile, ma si fa con altri tempi, altri modi. E quindi è preceduto dalle particelle che vedete qui, appunto, eite, 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 eigar anche, oppure os, e os ha mille valori, vedete anche quello, appunto, di introdurre questo ottativo desiderativo. Queste particelle e questa congiunzione os, questa particella os, possono essere tradotte con voglia il cielo che, o se, oppure semplicemente possono far sì che io utilizzi, mi portano a utilizzare il verbo potere al congiuntivo seguito dall'infinito. Facciamo questo esempio che sta sul libro. Eite ten halethian leguis. O lo traduco voglia il cielo che tu dica la verità, oppure possa tu dire la verità, oppure ancora se tu dicessi la verità. Come sempre io vi invito a imparare un esempio, anche il più semplice possibile, magari ancora più semplice di questo che il libro vi propone, proprio così da memorizzare questo uso. E quindi per esempio potreste imparare eite leguimi, molto molto semplice, soltanto la particella ete seguita dall'ottativo di leggo, prima persona, e potreste imparare la sua traduzione. O se io potessi dire, vedete che ho aggiunto il verbo potere al congiuntivo, o se io potessi dire, ok? Ovviamente ci sarà anche un seguito, la frase non potrà mai finire così. Sembra sospesa. Comunque, imparate queste due parole, imparate questo nesso, diciamo, questa espressione e il suo significato. Torniamo quindi al vostro libro e vediamo un altro utilizzo. Allora, l'ottativo, dicevo, può essere anche potenziale, quindi esprimere una possibilità, un'azione che può realizzarsi nel presente o nel futuro. È in potenza un'azione, quindi è possibile che si realizzi. È introdotta questa volta da una particella, anche questa è una particella, ma una particella diversa, che è la particella an, anche questa è abbastanza importante, vi è capitato di trovarla, nel congiuntivo, per esempio, an con il congiuntivo, vi ricordate l'eventualità, e invece an con l'ottativo esprime la potenzialità. Fa sì che io, cioè, debba aggiungere un verbo servile, come ho fatto prima col verbo potere, ma questa volta potrei aggiungere anche il verbo potere, appunto, però al condizionale, lo devo aggiungere al condizionale. Quindi, se prima usavo il congiuntivo, qua utilizzo, traduco l'ottativo col condizionale.
E allora facciamo un esempio che sia possibilmente più semplice di quelli riportati dal vostro libro di testo, così anche in questo caso sarà più agevole la memorizzazione. Allora, potremmo dire proprio, per esempio, utilizzare sempre leggoimi, ma questa volta con an, quindi imparate questa frasettina, an leggoimi. E quindi come potrei tradurla? Appunto, io potrei dire. Io potrei dire, quindi dare questo valore di potenziale. D'accordo? Ancora, andiamo sempre sul vostro libro. L'ultimo, diciamo, uso che vi presento oggi dell'ottativo è il cosiddetto ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate. Quali subordinate abbiamo studiato finora? Avete studiato le dichiarative, le causali e le temporali. E vi anticipo che anche nelle successive subordinate che studieremo, tra cui per esempio la finale, può capitare l'utilizzo di questo ottativo obliquo. Quindi che cos'è? Dobbiamo capirlo bene. È l'ottativo che gli autori talvolta utilizzano per indicare una certa soggettività nell'azione. Quindi un'azione non ritenuta reale, ma probabilmente supposta. E spesso è il fatto stesso che c'è una subordinata dipendente da un tempo storico che mi porta ad utilizzare l'ottativo obliquo. Che cosa voglio dire? Se la subordinata, che sia una temporale, causale o dichiarativa, è in dipendenza da un tempo principale, quindi dal presente, non c'è problema, trovate per esempio la dichiarativa dipendente dal presente, otios e l'indicativo. Ma se questa stessa dichiarativa, otios, introdotta da otios, quindi la sto facendo esplicita, è introdotta da un principale con un tempo storico, quindi nella frase reggente c'è cioè un tempo al passato, noi abbiamo usato come tempo storico solo l'imperfetto, allora l'ottativo è il modo che utilizzerò nella subordinata, come se fosse un'attrazione modale in qualche modo, cioè come se la principale richiedesse questo ottativo. E quindi io poi lo andrò a tradurre in realtà non col congiuntivo obbligatoriamente. Se mi piace dare quella sfumatura di eventualità, va bene il congiuntivo, come nel primo esempio portato dal vostro libro. Oi palaioi enomizon oti o helios theos eie. Quindi gli antichi credevano che il sole fosse una divinità. E io potrei darvi una frase simile, così vi la faccio anche. Secondo me è anche più semplice, anche questa da memorizzare eventualmente. Quindi potrei dire, mi è venuta in mente questa frase prima, ho pensato di proporvela, oi filoi enomizon os, qui possiamo usare os oppure oti, quello che preferite per fare appunto la dichiarativa. Leggoimi, quindi uso sempre leggoimi, così abbiamo una univocità nell'utilizzo appunto di questo ottativo. Abbiamo sempre la stessa forma. E poi un complemento oggetto, qui per completare la frase e darle un senso compiuto, ci metto questo complemento oggetto che è aletheian, cioè la verità. Come tradurrò questa frase? Gli amici. Nomizzo vuol dire credere, ritenere, quindi ritenevano che, e adesso a questo punto c'è l'ottativo, ok? Allora, come lo traduciamo? Abbiamo detto si può tradurre con tranquillamente anche l'imperfetto, che io dicevo la verità. Però vedete che non suona perfettamente bene, proprio perché il verbo ritenere implica una soggettività, non erano sicuri, ritenevano, pensavano, allora io preferisco dire che io dicessi. Ma questo non è un obbligo, cioè se vi suona meglio, eccolo, lo potete utilizzare, che io dicessi la verità. E quindi siamo tornati al nostro congiuntivo. Però vi ripeto, non è sempre obbligatorio, talvolta, per esempio, soprattutto nelle causali e temporali. Se dopo le congiunzioni che introducono la causale e la temporale trovate un ottativo, potrete tranquillamente tradurlo con l'imperfetto indicativo, non necessariamente con questo congiuntivo. E lo vediamo anche dagli esempi che riporta il vostro libro. Il secondo esempio, per es allora, vediamo il secondo esempio. Oistratiotai enelion,
Epeio i barbaro i foibointo. I soldati esultavano poiché i barbari fuggivano spaventati. Non ha senso dire fuggissero, cioè qua sarebbe proprio sbagliato. Quindi vedete che l'ottativo si può tradurre anche con l'imperfetto. Ultimo esempio, oi polemoi efeugon, o potes stratia engius eie. Questa è invece una temporale, i soldati fuggivano poiché l'esercito si avvicinava. E quindi vedete che questo è un uso dell'ottativo in subordinate. Ne parleremo meglio domani in classe, anche perché tra il mio telefonino e il telefono di casa oggi siamo pieni di disturbi. A domani!